Sì, grazie Presidente. Anche in questo caso mi sostituisco al Ministro Guidi perché è impegnata sempre al Consiglio Supremo di Difesa questa mattina. Ovviamente la risposta si basa sugli elementi forniti dal Ministro per lo Sviluppo Economico. Come è noto, il Vicepresidente di ThyssenKrupp ha presentato alla Presidenza del Consiglio le linee generali del nuovo piano industriale lo scorso 17 luglio, piano industriale resosi necessario alla luce delle perdite accumulate negli ultimi 5 anni da ST a Terni per circa 900 milioni di euro e visto anche il contesto di crisi del settore in Europa. Il piano presentato prevedeva una riduzione dei costi e anche una riduzione dei posti di lavoro per circa 550 unità e la probabile chiusura di uno dei due forni fusori presenti a Terni, cercando poi di rilanciare l'azienda in termini di efficienza, produttività e competitività sul mercato. Il governo è intervenuto immediatamente, tra l'altro facendo ritirare anche la procedura di mobilità che era già stata fissata dall'azienda, già aperta dall'azienda, e si è aperto un tavolo di confronto lo scorso 4 settembre tra l'azienda e le parti sociali. Il governo ha profuso il proprio impegno al fine di individuare anche dei punti intorno ai quali costruire un accordo che potessero garantire anche una continuità della produttività a Termini, oltre a un consolidamento dell'occupazione nell'impianto di Termini. Sono stati fatti dei passi in avanti ad avviso del governo, grazie all'impegno profuso dal governo anche sull'ipotesi di piano industriale. L'azienda si è dichiarata disponibile ad investire altri 100 milioni di euro nei 4 anni, a trasferire a Terni anche la linea di laminazione presente a Torino, fare investimenti per altri 10 milioni di euro in ricerca e sviluppo e ridurre il numero degli esuberi a non più di 290 unità. Nonostante l'impegno del governo e nonostante, diciamo, gli accordi in qualche modo possibili presentati tra aziende e parti sociali, purtroppo non è andato a buon fine il confronto tra sindacati e azienda e l'8 ottobre scorso, come è noto, è stata avviata una nuova procedura di mobilità. Ovviamente questo non fa venire meno l'impegno del governo a trovare una soluzione per Terni e quindi continueremo comunque a fare un lavoro in qualche modo di facilitazione del confronto tra azienda e sindacati al fine di individuare una soluzione che consenta appunto di mantenere la produttività su Terni anche per i prossimi anni e consolidare l'occupazione.